Siamo all'Ateneo Veneto e oggi festeggeremo i 50 anni del premio intitolato all'ingegner Pietro Torta. La Presidente della Commissione, Maura Manzelle, ha curato tutta l'organizzazione per l'evento di oggi, ma anche per l'assegnazione del premio dell'anno scorso e sta seguendo concretamente questa iniziativa. Maura, se ci puoi parlare un momento del libro e di quello che è stato realizzato in questo anno di lavoro per arrivare a oggi. Il lavoro di quest'anno si è concentrato per dare una degna celebrazione a questi 50 anni di questo premio. Lo faremo oggi in due modi. Uno, presentando il libro, che è stato frutto di questo lavoro, e poi con questo convegno, dove gli ingegneri verranno chiamati a parlare delle nuove competenze necessarie negli interventi sul patrimonio costruito. Il libro relativo all'ingegner Torta ci ha permesso, fatto appunto per l'Ateneo e per il Collegio e l'Ordine degli Ingegneri, ci ha permesso di restituire la personalità di questo ingegnere molto appassionato dell'attività di restauro e veramente un cultore della città di Venezia, ma anche di intrecciare altre storie, perché sono la storia del premio, la storia di una concezione legata al restauro, la storia degli interventi e di 50 anni di interventi su Venezia e sulla concezione di Venezia, Venezia soltanto città insulare piuttosto che territorio molto più ampio, la storia dei comitati internazionali che hanno finanziato queste attività, soprattutto le prime attività dopo il grande evento dell'Acqua Granda, quindi veramente molte storie intrecciate. Grazie, questo è il libro che è stato curato da Maura Manzelle, ha una bella copertina ma il contenuto è ancora migliore, quindi vale la pena di sfogliarlo per chi ne avrà occasione. Antonella Magarazza invece è la presidente dell'Ateneo che fa il soggetto al quale fa capo il premio Torta e con il quale Ateneo, Ordine e Collegio collaborano e sostengono anche finanziariamente l'iniziativa. Antonella, come viviamo questo evento di oggi? Ma allora, 50 anni sono un momento per fare dei bilanci. Penso che il bilancio del Torta sia un bilancio positivo, perché felice è stata la scelta della persona a cui dedicarlo, una persona, un tecnico, un ingegnere, ma una persona di alto valore morale e sociale per l'impegno che ha avuto nella resistenza, nella città. E felice la scelta del perimetro valoriale, cioè il restauro. Parlare di restauro a Venezia vuol dire parlare in eterno, perché il restauro è esiziale per la vita delle città. E felice, permettetemi di dirlo, anche la scelta dell'Ateneo Veneto, che in questi 50 anni, prima grazie alla vedova di Torta e poi grazie agli ingegneri, consiglio e collegio, ha, diciamo, fedelmente e fattivamente conservato la memoria e portato avanti il premio. Ecco, grazie. Insieme all'Ordine, il Collegio degli Ingegneri naturalmente sostiene il premio Torta e qui c'è Sandro Boato che ne è il presidente. Sì, è un'attività che noi facciamo d'accordo con l'Ordine e con l'Ateneo già da parecchi anni, come diceva la Presidente, siamo intervenuti al momento della scomparsa della vedova Torta per mantenere viva questa tradizione e che ha compiuto 50 anni, quindi sicuramente un bel traguardo. E devo dire che il libro che ha fatto Maura Manzelle, che ringrazio veramente di cuore per quello che ha fatto, ci ha fatto rivivere tutta la storia della città. Sono stati 50 anni molto, molto, molto intensi, è successo veramente di tutto. Però attraverso questo premio siamo riusciti a rivivere tutto quello che è successo. Il premio non ha premiato soltanto monumenti, ma ha premiato anche le singole maestranze, gli artigiani che con la loro opera meritoria hanno veramente contribuito a mantenere viva e vegeta questa città. Insomma, per cui questa è una giornata sicuramente importante e va celebrata con la giusta risonanza, insomma, come in effetti sta avvenendo. Allora possiamo dire buon compleanno al Torta. Al premio Torta. Buon compleanno.